vedere San Vincenzo, la zona del Calvario, che consente una vista mozzafiato, panoramica, che viene usato anche per delle visite, per cui è rappresentativo del fatto che proprio qui tutta la città si vede, si nota, ed è una condizione che noi abbiamo voluto realizzare proprio 2 anni fa, proprio per restituire pure questa parte di quartiere antico della zona del convento, restituire alla condizione di fruibilità, perché prima era una condizione di degrado. Il giorno dell'insediamento è stata una giornata particolare. Da un lato parliamo di un rapporto che si instaura con la città abbastanza entusiasta, dall'altro la responsabilità e la gravosità dei problemi che attendono un sindaco allorquando assume la carica e comincia a svolgere la propria azione amministrativa. Pesa alla fine del mio mandato la dichiarazione del dissesto, che dal punto di vista degli effetti, soprattutto politici, è un evento nefasto e che crea sostanzialmente una condizione di pessimismo generalizzato. Ma intanto la situazione economica non consentiva di proseguire un'azione efficace, per cui, non riuscendo a equilibrare i conti, era doveroso, era obbligatorio fare il dissesto. Tuttavia noi abbiamo già realizzato una condizione positiva di risanamento. Nel giro di un anno abbiamo approvato, seppure in ritardo di qualche mese, il bilancio stabilmente riequilibrato che andrà in Consiglio Comunale per essere approvato. Che significa questo? Che lo stesso Consiglio che ha dichiarato il dissesto dichiarerà e statuirà sostanzialmente il fatto che il Comune rientra nei parametri, si mette in linea e adesso può programmare avendo il bilancio dalla sua parte. Questo è un fatto di soddisfazione, perché il sindaco a cui si intesta il dissesto è lo stesso sindaco che provoca l'approvazione del bilancio riequilibrato e che fa uscire dalle secche di una difficile situazione economica. Non abbiamo messo anzi in mobilità il personale, ma in prepensionamento, abbiamo alleggerito la spesa, il costo degli articolisti, che pesa molto per la presenza di 120 contrattisti nel nostro comune, è stato posto a carico della regione, quindi salvaguardando anche i livelli occupazionali e sostanzialmente garantendo i servizi che prima riuscivamo a garantire. Addirittura riusciamo a organizzare una tradizione popolare attrattiva e di grande richiamo turistico con la Sagra Tatarata, finanziandolo con le stesse entrate che ha la festa. Sull'acqua posso dire che noi abbiamo un servizio gestito dai privati Girgenti Acque, che complessivamente non possiamo che dire che è abbastanza efficiente, perché tranne per cause inerenti alla erogazione idrica da parte del Fanaco, il servizio è gestito bene, l'acqua ai castelterminesi non manca. Tuttavia lamentiamo il caro bolletta, perché la tariffa è abbastanza alta. Io nell'ultima riunione dei sindaci ho proposto di fare una tariffa, di applicare una tariffa di media ponderata tra il comune che paga di meno e quello che paga di più, in maniera tale da rendere più eco non solo il servizio ma anche il costo. Ci sarà un'assemblea breve, quindi questa è una battaglia che mi sono intestato. Tra l'altro sono stato uno dei fautori nell'aggiungere nella legge sull'acqua pubblica la possibilità di, anche per i comuni che avevano consegnato le reti, di poter tornare al servizio pubblico. Addirittura l'abbiamo inserito nello statuto dell'ATI che abbiamo costituito. Farò fino alla fine, fino all'ultimo respiro, lotterò perché questa tariffa venga abbassata. Sui rifiuti abbiamo accelerato in maniera brusca l'entrata in vigore del nuovo sistema, il porta a porta, perché noi avevamo un servizio dei cassonetti su strada che ha creato malumore e disagi, però adesso i risultati ci ripagano della scelta fatta. I risultati sono che il primo mese di aprile, castelterminese lo sappiano, abbiamo raggiunto il 47% di raccolta differenziata senza che il servizio potesse essere dispiegato nel migliore modo possibile. Abbiamo un risparmio in un mese solo di rifiuti non mandati in discarica che si aggira intorno ai 18-19 mila euro, in linea col piano finanziario del 2017, che consente di abbassare la tariffa del 9,50-10%. Chiaramente una tariffa che è destinata ad abbassarsi ulteriormente con l'aumento della raccolta percentuale della differenziata e con l'entrata a regime del sistema nel 2018, dove non ci saranno più costi fissi
che quest'anno hanno pesato e hanno gravato sulla tariffa. Siamo soddisfatti di questo risultato e ringrazio tutti i castelterminesi della collaborazione avuta e che hanno dato, e chiedo scusa se c'è stato qualche disservizio, specialmente sul versante dello spazzamento. Tuttavia abbiamo degli incontri finali con la ditta che si è aggiudicato l'appalto, dove stabiliremo con un cronoprogramma questo miglioramento. Adesso è importante che il servizio migliore, siano consegnate ai castelterminesi i kit per fare la raccolta differenziata, e soprattutto bisogna aumentare la vigilanza perché i riottosi verso questo servizio si rassegnino e si adeguino al nuovo sistema, perché pochi incivili possono rendere vano anche la bontà di un servizio. Lascio in eredità due appalti che iniziano a breve, e quindi la esecuzione avverrà a breve: la ristrutturazione della via Marsala, che è assolutamente degradata, che vede degli immobili ormai diruti. Riqualificheremo la zona, ricostruiremo 12 alloggi popolari da assegnare alle giovani coppie in stato di bisogno o alle famiglie in stato di bisogno. Secondo finanziamento che è in corso di pubblicazione, il bando riguarda la zona sud della piazza, che è caratterizzata pure da crolli di case antiche, e che anche lì è previsto intervento di riqualificazione e la realizzazione di 12 alloggi sempre per famiglie e meno ambiente. Quindi reinsediamo in quel territorio, in quello spicchio di quartiere, degli abitanti che per ora non ci sono. Quindi facciamo uscire questo secondo quartiere dal degrado. Rispetto a una situazione economica difficile relativa al dissesto, sembrerebbe, ed è facile immaginare e strumentalizzare, che lascio un paese tra le macerie. Lascio un paese in una condizione difficile, questo lo so, perché abbiamo vissuto un momento congiunturale difficilissimo. Tuttavia, lascio idee, progetti, lavori in corso e prospettiva di sviluppo. Mi riferisco soprattutto al lavoro che abbiamo fatto incessante sulla miniera Cozzuddisi, sul museo Cozzuddisi, perché questa è una miniera che è intrisa di storia, e che c'è un rapporto di immedesimazione con Castelterme. Castelterme è miniera, miniera è Casteltermini, e noi la vogliamo portare alla fruizione del pubblico. Non lascio chiacchiere, lascio tre cantieri aperti, uno che riguarda la videosorveglianza e l'illuminazione esterna del sito, che a fine mese ci sarà il collaudo, quindi la miniera tornerà alla luce anche in senso fisico. Secondo, lavoro di allestimento museografico con i touchscreen, sala multimediale dove il visitatore potrà conoscere la storia dello zolfo. Terzo, l'area di parcheggio, la zona eventi e la zona accoglienza per i visitatori. Queste non sono promesse, progetti o finanziamenti da chiedere o ottenuti, sono lavori in corso. Due sono già stati consegnati, un terzo lavoro è di qui a poco sarà consegnato. Il primo avrà termine nel mese di giugno, l'altro secondo il contratto a novembre, e l'altro ancora tra gennaio e febbraio. Confidiamo nel fatto che ci saranno tanti visitatori che vorranno vedere questo museo, confidiamo dal fatto che dopo 25 anni facciamo uscire dall'oblio questo piccolo gioiello conservato in uno scrigno, di cui il Comune si è assunto la gestione con la Regione Siciliana, che rimane comunque l'ente proprietario del sito. Abbiamo inserito la miniera nella rete delle miniere museo nazionali, l'abbiamo inserita nel distretto turistico Le Miniere, abbiamo fatto degli esperimenti con il treno dello zolfo, insomma tutti indicatori che ci dicono che questa veramente sarà il punto di svolta anche occupazionale. Importante anche il problema che ci siamo posti di gemellare a livello europeo con Châtelet, comune con cui abbiamo un gemellaggio e con cui dividiamo la stessa cultura mineraria, lì si tratta di miniera di carbone e qui miniera allo zolfo. Dolore, sofferenza, sviluppo lì, dolore, sofferenza e sviluppo anche a Castelterme. Basti pensare che Castelterme ha avuto la maggiore espansione demografica,
che in coincidenza con la maggiore capacità produttiva della miniera. Questo la dice lunga sulla importanza storica. Bene, è stata chiusa per tanto tempo, così come è stata fonte di lavoro una volta, adesso deve essere fonte di lavoro sotto il profilo turistico. Quindi al prossimo sindaco lasciamo questa bella eredità. Il messaggio che mi sento di dire è quello di continuare a portare avanti questi progetti. Adesso c'è la condizione perché ci possa essere una ripresa attraverso il risanamento, soprattutto c'è la possibilità di riprogrammare dopo anni difficili. Ho fatto un lavoro sporco, per cui mi sono anche addossato responsabilità non mie, per cui è facile additare all'odibrio pubblico la figura del sindaco e dell'amministrazione in un contesto in cui le risposte sono state o potevano essere ridotte o poche. Tuttavia questo lavoro sporco penso che il tempo farà giustizia, e questo lavoro sporco il Paese aveva bisogno di qualcuno che si addossasse anche la responsabilità per fare ripartire il Paese. Tuttavia non posso che dire che sono gratificato del rapporto che ho avuto con i miei cittadini, difficile per via dei problemi che abbiamo avuto, ma ci sono stati anche motivi e momenti esaltanti, quale quello del rapporto con i nostri migranti all'estero, che è stato eccezionale, che ha visto pure nostri operatori economici andare all'estero a vendere i propri prodotti, quindi coltivare un rapporto che è stato fondamentale. Abbiamo avvicinato le distanze. Al prossimo sindaco e alla prossima amministrazione auguro di riprendere questa attività, di portarla a buon fine. Non è importanza chi procederà all'inaugurazione e chi farà partire questa macchina amministrativa. Quello che conta è che il Paese si è messo nelle condizioni di poter ripartire.